Questa, delimitata in rosso, è la Cina, o Zhonghua in lingua cinese. Dopo Russia e Canada risulta essere il terzo stato più grande al mondo per superficie. Detiene però, con i suoi 1,3 miliardi di abitanti, il primato di paese più popolato al mondo. Ora andremo ad analizzare l'itinerario che abbiamo preparato, che ci permetterà di visitare sia le città più moderne e famose del paese, sia i villaggi più piccoli dove riusciremo ad entrare in contatto con le etnie, le antiche tradizioni e la cultura cinese. Il nostro percorso ha inizio nella capitale, Pechino, da cui è possibile raggiungere la maestosa muraglia cinese. Da qui ci dirigeremo verso sud e visiteremo Hangzhou, conosciuta per il lago dell'Ovest, Suzhou, famosa per i suoi importanti giardini, e le città d'acqua di Wujian, Tongli, Zhaozhuang e Sitan. È a questo punto che raggiungeremo Shanghai, una delle città cinesi più all'avanguardia. Da qui ci sposteremo per festeggiare il Capodanno cinese ad Hong Kong, una regione a statuto speciale, dalla quale prenderemo un traghetto per visitare in giornata Macao, conosciuta come Las Vegas d'Oriente. Da Hong Kong risaliremo verso il centro del paese, in direzione Guilin, da dove inizialmente ci sposteremo per visitare le campagne di Yangshuo e le vicine terrazze di Longji, e successivamente per esplorare i villaggi etnici di Jiaoxing, Xijiang, Zhenyuan e Fenghuang. Da quest'ultima, finalmente, raggiungeremo il tanto atteso parco di Zhangjiajie, luogo fonte di ispirazione per l'ambientazione di Avatar. Dopo qualche giorno a spasso per il parco, giungerà il turno di Chengdu, sede di un'importantissima riserva di panda. Non molto distante dalla città, vi è Leshan, dove si trova il Buddha di pietra più grande al mondo. Non potendo perderci uno dei simboli del paese, passeremo da Xian, antica capitale della Cina, per ammirare il famosissimo esercito di terracotta. Successivamente faremo tappa a Pingyao, conosciuta come il villaggio delle lanterne. È da qui che torneremo a Pechino, dove ci aspetterà l'aereo per il ritorno in Italia. Questo è il nostro itinerario ufficiale, se avete domande saremo felici di rispondervi. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i nostri aggiornamenti. Nel prossimo capitolo spiegheremo come destreggiarsi nella prenotazione di hotel e voli per la Cina. Quindi, zaijian!